Abbiamo parlato del referendum del 29 marzo, dove inviteremo tutti ad andare a votare per confermare il taglio dei parlamentari che la Lega ha sempre votato in Parlamento, con una riflessione: se non solo il Parlamento, ma l'intero popolo italiano confermerà il fatto che i parlamentari non saranno più 900 ma 600, chiaro ed evidente che dal giorno dopo lo stesso Parlamento, per scelta e volontà popolare, se la gente voterà, come ci auguriamo in massa al referendum, sarà ulteriormente delegittimato, e quindi è chiaro che non è immaginabile che un Parlamento ridotto di un terzo possa andare a eleggere un Presidente della Repubblica al di là di quello che il Parlamento e il popolo stesso chiedono. Quindi,